Roberto Gavazzi, amministratore delegato di Boffi. Eccoci qua. Buongiorno. Ciao. Allora, in questo caso invece il focus è sul fatto che avete una rete retail molto diffusa, corretto? Ovviamente non siamo mai sufficientemente soddisfatti. Abbiamo sempre pensato che se non distribuivamo, non riuscivamo a distribuire bene il nostro prodotto in giro per il mondo, era inutile sforzarsi così tanto a fare delle belle cose, perché poi dopo, se non sei capace di avere chi sa venderle, serve relativamente poco. Soprattutto in un mestiere complicatissimo come quello della cucina, e poi vabbè, noi abbiamo esteso anche al bagno, all'armadio, quindi sono i tre mestieri più complicati, come ci dicevamo anche ieri sera. Perché ieri sera abbiamo fatto una specie di convegno tra di noi. Ci siamo visti 2 minuti a tavola con Davide, adesso abbiamo parlato anche di altro. Comunque questo dà il senso della nostra preparazione, eh? Ci siamo bene, assolutamente. Abbiamo guardato tutto perfettamente. Domande, risposte. Fare cucine vuol dire entrare in una logica di prodotto che compri con dei tempi lunghi, con ragionamenti. Quanto il tempo di decisione per l'acquisto di una cucina? Minimo tranne Veneto Cucina, che ci mettiamo un minuto perché entriamo là e abbiamo deciso tutto e in 2 minuti arrivano già le cucine fatte. Però quanto è il tempo? No, più prodotto è complesso, più articolato, più in teoria costa, più ci vuole del tempo, e noi sempre di più ci troviamo a vendere a persone che vengono da noi all'inizio dell'acquisto della casa, cioè proprio arrivano prima e dicono: devo comprare quella casa, mi piacerebbe capire come ristrutturarla per inserire dentro i prodotti vostri nel modo migliore possibile, per cui delle volte si arriva anche a 3-5 anni addirittura. Abbiamo fatta una bellissima a Colonia, una fashion designer che ha comprato una casa nel 2008 e noi l'abbiamo finita nel 2013, fai conto, per cui un processo lunghissimo. Mettiamo il nome e cognome su internet, così non gli vendiamo più nulla, perché 5 anni per una... 5 anni è terribile, poi rischi di perdere il cliente ogni 5 minuti più o meno, perché dice una frase sbagliata a un certo punto, oppure incontra qualcun altro che gli piace di più e il cliente l'hai perso, pur avendoci lavorato magari tantissimo. Quindi ti fa capire, comunque questo caso estremo, per fortuna non sono tantissimi, ma ti fa capire quanto può essere pericoloso o comunque quanto è determinante la persona, la struttura, la professionalità, la capacità di tenere legato il cliente a te, di dargli veramente quello che vuole. Ma per questo monomarca, cioè per questo il retail deve essere secondo lei monomarca? Esatto, questo è diventato obbligatorio, perché se tu non hai una struttura completamente concentrata su di te, che sa maneggiare il tuo listino, che è inevitabilmente molto complesso, perché più sali di livello, più come prima diceva anche lei, ma tutti i cucinieri tendono a salire, a fare prodotti custom, quindi prodotti su misura, e più fai queste cose qua, più devi avere gente che è molto focalizzata su di te e sa venderti perfettamente bene, perché se sbagli una vendita a Tokyo, Sydney o Los Angeles, insomma, mettere poi una pezza può essere complicatissimo e ti rovini la reputazione in questi paesi. Quindi è obbligatorio riuscire a crearti delle strutture preparatissime che sappiano lavorare e portare servizio in periferia, quindi riuscire a spingere verso l'esterno tutto quello che è il tuo know-how il più possibile, e avere degli strumenti là sul posto preparatissimi che comunichino il prodotto, perché se per la lampada Foscarini non arrivano a vedere che c'è è scomparso il filo o comunque che è stato nascosto bene, figurati in una cucina che ha 8.000 dettagli tecnici importanti che devi saper raccontare bene, se no vanno a comprarti in un'altra, vanno a comprare quella dell'artigiano, che peraltro oggi è il nostro cliente, è il nostro concorrente più importante. Perché sul vostro livello sono loro che entrano nella... Ma sì, perché l'artigiano è spesso legato a un architetto, certo. Più sali di livello, più l'architetto tende a fare la cosa sua. E come conciliamo, ne abbiamo parlato anche all'inizio di questo nostro incontro, i multimarca, la distribuzione diciamo meno, non monomarca, sì. Anche perché poi non è che voi potete, anche per motivi immagino finanziari, aggredire tutti i mercati del mondo, posto che sta diventando sempre più globale. Cioè non si può andare monomarca ovunque, chiedo, io ho visto nella ricerca che invece mi sembra che il futuro sia monomarca, avete scritto e avete detto.
I monomarchi crescono di più in tutti i settori, la moda soprattutto. Che sì, però che si sono beccati anche tutti. Monomarca è un costo, immagino, no, che lei me lo deve spiegare. Costo, livello di rischio molto più alto, se poi sono diretti, hai tutta una serie di costi fissi che devi essere capace di sopportare, perché quando le cose vanno male, chiaramente i costi fissi te li prendi tutti e devi poi decidere se vuoi tenerti quel negozio lì o lo vuoi chiudere. Chiaro che se un negozio Benetton lo apri e lo chiudi in 3 mesi, perché non è un investimento pazzesco, ma se apri un negozio nostro in una città dove devi farti conoscere, devi aspettare che si sviluppi il mercato, perché se comprano in 5 anni una cucina, diciamo che la media è 6 mesi, però devi avere tempo per capire se funziona. Per cui sostanzialmente è un mestiere molto rigido, lungo, lento, con grossi investimenti. Che questo è una cosa che rende la vita difficile a tutti. Non parliamo dei multimarca che oggi più di ieri, essendosi complicato molto il prodotto, hanno bisogno di gestire la realtà più complessa che c'è nel mondo del retail, perché vendere mobili è la cosa più complessa che si fa oggi nel retail, cioè non ha paragoni con vendere vestiti o vendere qualunque altra cosa, cioè vendere mobili è complicato, costoso, hai bisogno di spazi grossi che costano cari, che sono anche centrali, hai bisogno di persone preparate, non puoi mettere un commesso qualunque, insomma hai bisogno di tante cose che funzionino bene e siano di primissimo livello, perché poi ti trovi davanti con signori molto ricchi che sono molto esigenti, molto arroganti, cattivissimi, e devi essere capacissimo di soddisfarli perfettamente, sennò ti fanno causa a New York, Londra, così. Quindi molto molto complesso e molto costoso, quindi devi investire sul lungo periodo scegliendoti le persone giuste e per forza devi andare un pochino sul monomarca. Quindi multimarca sta un po' perdendo, infatti negli ultimi 7-8 anni sono stati falcidiati pesantemente e hanno costretto un po' tutte le aziende anche ad aggregarsi, perché il problema dell'industria italiana è che è fatta di tante piccole aziendine, siamo tutti piccolini, sostanzialmente è molto legato al fatto che il mercato domestico italiano ha permesso a tantissimi di vivere. Perché ci sono tanti negozi, perché c'è il nero che ti permette comunque di più o meno cavartela, e questo ha permesso, poi si può copiare abbastanza facilmente, è molto difficile proteggersi dalle copiature, quindi tu hai un sacco di concorrenti che più o meno ti copiano, hanno un modo di operare non proprio perfetto, e quindi si riescono a trovare la loro strada in mezzo a questa distribuzione che c'era molto dappertutto, adesso c'è molto di meno, soprattutto all'estero c'è pochissimo, e quindi le aziende che non hanno più un mercato domestico importante come quello italiano, che non è più così forte, hanno bisogno di internazionalizzarsi e non hanno la distribuzione. Perché comprare De Padova? Perché comprare De Padova? Ci era pensato un attimo prima, sì, anche un po' di più dei 6 mesi di una cucina. Parecchio, perché come vabbè, ho detto tante volte, ho corteggiato Maddalena De Padova tantissimo, come tanti altri qui in sala, tra l'altro qualcun altro qui presente. Insomma, la mettiamo là, ce l'ha fatta lui. Ma un po' come diceva Giuliano Mosconi, tu hai in mente una sposa ideale e te la cerchi. Ecco, nel nostro settore siamo un po' così, ecco, non siamo soprattutto a livello di imprenditori, ecco, magari a livello di private equity o di fondi la crescita può anche essere un po' più libera. Per noi un po' c'è l'oggetto del desiderio che è perfetto per integrare. Quindi De Padova si integra perfettamente con noi, perché fa tutto il resto della casa e lo fa in un modo molto simile a quello che facciamo noi, cioè offrendo un gusto molto variegato, non uno stile molto preciso che si ripete, ma uno stile molto aperto che mescola tante cose, un po' come facciamo noi nella cucina. Quindi mettere insieme le due ci dovrebbe permettere di essere capaci di offrire uno stile di casa completo in tutte le sue parti. Allarga. Questo è il concetto. Abbiamo, con questo possiamo crescere di più, con questo possiamo sfruttare la nostra rete che abbiamo nel mondo, mettendo anche De Padova dentro. Quindi ma saranno due marchi sempre separati? Saranno sicuramente due marchi separati, perché hanno ognuno la propria identità che non vogliamo assolutamente compromettere in maniera più assoluta. Anzi, con De Padova poi c'è un senso anche di responsabilità forte, perché Maddalena è stata un tale personaggio che, prendendo in mano questa azienda, ti senti un po' in imbarazzo nel fare le scelte, perché non puoi sbagliare, perché ti guardano ovviamente con grandissima attenzione e ovviamente ti criticano, ma è giusto, poi ci sta. Noi poi abbiamo fatto un cambiamento importantissimo, perché abbiamo
addirittura abbandonato il negozio storico in Corso Venezia, che è stata una manovra che, insomma, io ho ricevuto tante quelle mail cattivissime su ma cosa stai facendo, stai buttando sei via pazzo. Tanti, sei pazzo e distruggi tutto quello che è stato 50 anni. Lì era necessario proprio per creare un momento di discontinuità importante e non continuare a competere con Maddalena ancora su quel negozio. Devi spiegare meglio questa cosa. Non è che io le ho mandato una mail con un nome sbagliato, non le ho mandato nessuna mail, però me la devi spiegare bene bene, così la possiamo spiegare. Quando si passa là davanti non c'è più debata. E cosa vuol dire la discontinuità, posto che vuol mantenere il marchio, ne apprezza la cultura e la storia? Sì, sono due cose di base. Una, la più importante, è che siamo molto convinti che bisogna uscire dalla logica del, ma quello lo sanno un po' tutti, insomma, dalla logica del vendere mobili e passare alla logica di vendere progetti di casa, di progetti di gradevolezza ambientale, di interni, insomma, questo ti permette di competere meno contro un altro che vende mobili. Se tu vendi questo software attaccato all'hardware dovresti essere vincente. Quindi essere in un negozio così negozio come era quel negozio lì ci riconduceva comunque a essere mobilieri, insomma, un po' negozianti mobili. Invece siamo andati in un posto completamente nascosto, difficile da trovare, dietro l'angolo, per carità, lì vicinissimo, ma assolutamente non negozio, proprio per affermare questa cosa. Cioè, non siamo più negozianti, siamo dei venditori di progetti. Cosa che stanno facendo un po' in tutti, ma il multimarca credo che deve un po' anche lui andare in questa direzione, riuscire a evolvere dal fare il mobiliere al fare il venditore di progetti. Motivo per il quale avete preso l'azienda danese, Mauco, in questa logica? 75%. L'azienda danese è stato abbastanza casuale, nel senso che sono andato una volta a visitare una fiera. Mi piacciono moltissimo le aziende scandinave, per cui la fiera di Stoccolma è una fiera bellissima, dove si vedono delle piccole aziende molto interessanti, e ho conosciuto questa azienda. Poi lui non c'era, l'ho incontrato, il proprietario fondatore, piccolissima, l'ho incontrato poi dopo e mi ha affascinato con la sua capacità progettuale. Poi aveva questi progettuale, due prodotti, appunto, di raccontare un interno diverso. Soprattutto di fare dei prodotti che fossero ingegnerizzati in maniera intelligente, cioè fare dell'industrial design più che del design. Noi spesso rimaniamo fermi a fare design, che ci porta delle volte a fare delle cose che non hanno molto senso, adesso sto esagerando, ma per cercare assolutamente una forma nuova o qualcosa di diverso fai del design. Mentre questo Michael Arsen, proprietario di Mau Studio, lui ha questa capacità incredibile di unire alla funzionalità il design, quindi fa un prodotto che ha una funzionalità fantastica, ma per giunta anche questa funzionalità serve a fare un design bello. Abbiamo messo già tre pezzi, le mettiamo e si mettono tutti e tre insieme. Perché il design danese che lui rappresenta era una passione di Maddalena ed era una parte importante di questa azienda, che ha sempre avuto un filone un po' italiano, borghese, delle famiglie milanesi di un certo livello, ma una gran passione per design essenziale come quello danese. Quindi, ma ci sta bene e fa delle cose che De Padova non fa. Quindi, come strategia di sviluppo di De Padova, l'idea è quella di andare ad aggiungere pezzi che possano ben integrarsi e fare un'offerta sempre più originale. Vi manca qualche altro pezzo a voi, invece? C'è qualche altro? Sì, manca sempre dei pezzi, per fortuna. È ovvio che vi manca qualche pezzo, ma qualche cosa che lei ha proprio lì che sta corteggiando, non si dice chi si corteggia? No, non sto corteggiando niente, perché vorrei concentrarmi su quello che facciamo, che è parecchio e andrebbe fatto benissimo se possibile. Però è vero che si può aggiungere, ma non sono molto convinto dell'aggiungere a tutti i costi. La crescita interna, quando hai due buone basi, è già un ottimo punto di partenza che vale la pena di portare avanti molto bene, perché aggiungere troppi marchi magari anche confonde l'insieme e diluisce un po' l'impatto che tu hai come progetto. Insomma, il nostro progetto adesso credo, spero, insomma, si legga bene con queste due belle aziende. E mi piace molto il fatto che sia un progetto industriale, cioè che nasca da una base imprenditoriale e non sia figlio di una logica finanziaria e basta. Quanto tempo le assorbe nel suo lavoro quotidiano la gestione del retail, dico, non materiale ma come pensieri, come strategie, invece la gestione della parte industriale?
La parte retail moltissimo, perché ci credo tanto e sono convinto che sia determinante. In azienda mi rimproverano un pochino di investire troppo su retail e troppo poco sulla fabbrica, che peraltro mi piace moltissimo, perché la ragione per cui sono poi entrato in Bofi 28 anni fa è proprio legata a questo. Mi piaceva molto l'idea di entrare in un'azienda che avesse una produzione. La produzione delle cucine è molto affascinante, proprio perché è complicata parecchio. Però oggi, se non investi in distribuzione, non vai da nessuna parte, per cui è obbligatorio pensarci tanto, e la ricerca delle persone adatte a fare questo mestiere così complicato, come dicevo prima, è capitale. Quindi noi molto le formiamo noi, cioè le prendiamo che hanno 30 anni, le inseriamo in azienda, le mettiamo a lavorare a Milano, poi le mandiamo a Zurigo, poi a Londra, poi a New York, poi crescono, e man mano nel nostro network, dove abbiamo 120 persone in giro per il mondo, nei vari negozi, riusciamo abbastanza a gestire una professionalità che non si trova sul mercato, perché non riesci a fare una caccia di teste e dire vai, ho bisogno di uno nuovo a Londra, non lo trovi, è molto molto difficile. Grazie. Grazie.